Signori, signori, ben ritrovati sul canale di Neapolis 1926. Brasile Serbia 2-0, doppietta di Richarlison per Oaiu. Questo Brasile fa paura, cioè fa paura. Mi ha impressionato più il Brasile che non la Francia. Per prima cosa, ragazzi, iscrivetevi al canale, mi raccomando, è gratis. Signori, come vi stavo dicendo, mi ha fatto più impressione il Brasile della Francia. Perché tu dici mi ha fatto più impressione il Brasile? Perché, ragazzi, ha giocato contro la Serbia, che non è una squadretta. Ragazzi, la Serbia ha una grandissima squadra, sono veramente messi bene in campo anche la Serbia. Diamine, ragazzi, il primo tempo è una partita brutta. Primo tempo partita brutta, però Oaiu nel secondo tempo il Brasile ha iniziato a giocare a calcio. Ragazzi, quando il Brasile gioca a calcio lì davanti fanno paura. Neymar, Vinicius, c'è in panchina, c'hanno Gabriel Jesus, Anthony, cioè ragazzi, Richarlison. Ma ci rendiamo conto che squadrone che hanno questi in attacco? Naturalmente poi in difesa c'hanno Marquinhos e Thiago Silva. Buttali via, Oaiu. Cioè, un portiere della Madonna, perché c'hanno Oaiu, c'hanno Allison in porta. Quindi c'hanno, secondo me, fanno paura. Intanto si è fatto male Danilo, ed è clamoroso. Occhio alla Juventus, perché si è fatto male Danilo, ragazzi. Mi sa che forse si è strappato Danilo. Staremo a vedere. Zoppica, non ha finito i cambi l'allenatore del Brasile, quindi staremo a vedere. Però occhio anche al fattore squadre di club, perché sembra Neymar, ragazzi, stasera sì, ha fatto una partita, non direi da fenomeno, non mi è piaciuto tanto Neymar, sono sincero. A parte non mi piacciono quei giocatori che fanno finta, non mi piacciono, ragazzi. Per parlare un po' della partita di oggi del Portogallo, fra Portogallo e Ghana, partita Oaiu, spettacolare anche quella. Ecco, ci sono più queste partite qui che tu dici, ma sono partite agili, semplici. No, invece sono le partite più belle, perché il Ghana, ragazzi, le squadre africane fanno paura, fanno veramente paura. Cioè, io questi hanno Gabriel Jesus in panchina, Oaiu, ma come si fa? Comunque, il Portogallo che si porta in vantaggio con Cristiano Ronaldo, il rigore, Oaiu, non è che ci stava tanto quel calcio di rigore su Cristiano Ronaldo, però gliel'hanno dato. Quest'anno nei mondiali stanno dando dei calci di rigore generosissimi, e quindi era giusto dare anche quello a Ronaldo. Poi vabbè, sono andati sul 3-1, dice, boh, 3-1 è finita, ma c'era stato anche il pareggio nel mezzo, 1-1, quindi è stata veramente una partita bella tirata, bella. Poi Oaiu, Iñaki Williams che sbaglia quel gol davanti porta, è clamoroso, perché non puoi sbagliare quel gol davanti porta, graziati al 96esimo il Portogallo. Ecco, fra le big, ve lo dico, fra le big che mi ha impressionato di più c'è proprio questo Brasile, ragazzi, tutti giovani. Forse quello più vecchio è Neymar, forse, ora non so gli anni di Neymar, ma penso, no scusatemi, c'è Thiago Silva, Marquinhos e Dani Alves fra quelli più anziani. Però ragazzi, forse hanno fatto veramente quel mix fra anziani e giovani. Oh, guarda Anthony, guarda, anzi Rodrigo, Oaiu, cioè, ragazzi, fanno paura quando partono lì davanti, fanno paura e non li tieni. E il bello è questo, che non li tieni. Non sono individualisti, ragazzi, invece no, giocano a pallone, ed è strano vedere il Brasile che gioca a pallone con tutti questi giocatori che sulla carta sono solisti, sono solitari, giocano da soli. Invece l'allenatore del Brasile ha fatto veramente un buon gruppo, secondo me, e potrebbe essere il mondiale giusto, secondo me. Come detto, io come favorito vedo il Brasile, però occhio all'Argentina. Non lo so, però occhio all'Argentina, ragazzi. Anche l'Argentina non è male lì davanti. Forse in difesa devono aggiustare qualcosina. Però Oaiu, lo sapete, sono 3 partite di girone, poi sono altre 4, 3, quante sono? 3 o 4, ma non mi ricordo. Quindi occhio, occhio. Quindi se l'Argentina la prossima già non la vince, è già andata a schifio tutto. Quindi ecco, poi ci... La Francia io non penso, perché la Francia, io sono sincero, la Francia la vorrei vedere contro una squadra forte, come il Brasile con la Serbia. Io, la Serbia è una grande squadra, Milenkovic, Milinkovic, Savic, Vlaovic, Tadic, ragazzi, hanno veramente una bella squadra, hanno veramente una bella squadra. Ecco, forse mi aspettavo Vlaovic titolare stasera, però occhio, Vlaovic in terra. Vlaovic in terra e si tocca il piede. Ha messo male il piede Vlaovic. Occhio.
C'è Dani Alves in nazionale, è incredibile. Questo c'ha 50 anni sempre in nazionale. Fa gruppo Dani Alves, fa gruppo. I brasiliani sono micidiali già con la Coppa del Mondo in mano. Porta sfiga, ancora non lo dovete capire, porta sfiga. Comunque, voto 10 al baffo di Allison. Parghillatore Brazzer, anni 80, micidiale. Comunque, 7 minuti di recupero, vabbè, ma finisce così, finisce così. Sangue! Sangue per il difensore della Serbia, si è spaccato il naso? Sai che si è fatto male al naso, gli si è sciato, l'arbitro non se ne è accorto, mi sa. Ma vabbè, lo fa continuare, vabbè. Comunque detto questo, iscrivetevi al canale, domani arriverà un'analisi della prima giornata di mondiale che sono finiti. Fatemi sapere voi cosa ne pensate di questo Brasile. Secondo me questo Brasile può arrivare fino in fondo. Fra le big è quella che mi ha impressionato di più. Fatemi sapere voi quale squadra vi ha impressionato di più. Sempre e comunque, forza Napoli dal vostro Neapolis 1926. Ciao a tutti.